prestare un po' di attenzione alla nostra attività. In tutti i comuni della nostra provincia c'è piena cooperazione tra amministrazione comunale e locale, sezione ABIS, ed è quasi sempre l'amministrazione a sollecitarla nel riconoscimento della meritevole azione di sensibilizzazione. Un'altra cosa, se è possibile, intitolare una via e una piazza ai donatori di sangue. Credo che lo meritino. In altri paesi... Aspetta. L'ABIS è un'organizzazione a carattere nazionale che intende avere un peso, un certo peso a livello sanitario. Partecipa insieme con me a questo evento. Io sono lieto di intervenire in questa festa del donatore organizzata dall'ABIS. L'ABIS che si preoccupa di diffondere la cultura della donazione ed è spesso presente durante l'anno nelle nostre parrocchie, sia per sensibilizzare che per la raccolta. Care amiche e amici, io sono molto grato a tutti voi, a Pino, all'ABIS, di avermi invitato sia stamattina che oggi pomeriggio. E parlerò pochissimo perché il discorso importante l'hanno fatto il Vescovo, l'ha fatto lui, soltanto poche parole, per dire che in qualche modo cercherò di accogliere, dal punto di vista mio accolgo, però poi non basta accogliere. Mi sento parte di questo corpo vivente che è l'associazione di donatori, che in questa terra abbiamo costruito con l'aiuto e con il sostegno di tutti. Barbieri ricordava che lo dico con grande soddisfazione, agganciandomi al discorso prima del riconoscimento. Vengono eseguite le prestazioni e intanto parcheggia, si presenta lì al parcheggio, dice tira fuori il tesserino del donatore e ha diritto a parcheggiare e a non pagare. E così dicasi per tutte le altre cose. Io ho ringraziato il donatore, il presidente, il direttore generale che me l'ha approvato, e vorrei che anche voi lo ringraziassero, lo ringraziassimo tutti come una riconoscimento. Perché c'è il reparto, diciamo, la sezione delle donne, quindi le donne possono andare là e ritirare il premio di loro spettanza, che io adesso specificherò.